Salve a tutti gli amici di Tech Different, bentrovati con un nuovo podcast. Questo è un altro podcast dedicato al Mobile World Congress che ha tenuto banco questa settimana appunto in quel di Barcellona, dove noi eravamo ovviamente presenti, non potevamo non esserci. Dunque io partirei con le notizie provenienti dal Mobile World Congress. Non vi ripeto le notizie già dette nel primo podcast dedicato appunto al Mobile World Congress, ma vi aggiungo le novità appunto che abbiamo potuto visionare durante il Mobile World Congress, di cui non vi ho parlato nel primo podcast dedicato appunto a questa fiera di Barcellona. Ovvero parliamo degli smartphone Wiko che sono stati presentati appunto durante la manifestazione, anzi addirittura un giorno prima della manifestazione. Purtroppo noi non abbiamo potuto esserci. E in pratica Wiko ha lanciato dei nuovi smartphone, U-Feel Lite e il Fever SE. Questi dispositivi hanno delle ottime caratteristiche e soprattutto il brand Wiko ci ha abituati a vendere molti dispositivi in quanto sono molto user friendly, soprattutto per chi si approccia per la prima volta agli smartphone. Quindi date un'occhiata al nostro articolo e soprattutto anche ai nostri video che abbiamo girato in quel del Mobile World Congress, appunto, riguardanti U-Feel, lo smartphone U-Feel, appunto. Poi, passando con altre notizie provenienti dal Mobile World Congress e anche video, che soprattutto video che trovate sul nostro canale YouTube, un video interessante riguarda al primo smartphone dotato di videocamera termica. È il CAT 60. Noi abbiamo registrato una demo provata appunto durante la fiera e vi invito appunto a vederla. Poi, spulciando un po' tra le nostre news e i video, abbiamo provato anche un'interessantissima applicazione di Oral-B, lo spazzolino smart, applicazione che si abbina appunto allo spazzolino e in pratica ci dà un feedback sullo smartphone. Poi una cosa simpaticissima, il Robofon, prodotto da un'azienda cinese, robot smartphone, è simpaticissima, ma anche direi molto tecnologica. Vi invito a vedere appunto la nostra video anteprima che abbiamo fatto. Poi, per quanto riguarda altri dispositivi, i Doro abbiamo avuto modo di provare dispositivi davvero interessanti, soprattutto il Doro 820 Mini Claria, in pratica uno smartphone per non vedenti, quindi interessante questo smartphone appunto dedicato a persone che hanno purtroppo questa problematica. Poi abbiamo visto anche il lancio degli Alcatel Idol 4 e 4S, abbiamo girato un video con l'Alcatel Idol 4S facendo anche un focus sul tasto Boom Key che permette limitatamente, però permette di attivare delle funzioni extra al tasto appunto chiamato boom da parte da Alcatel. Poi passiamo ad un power bank ad acqua e sale, si chiama MyFC JAQ, ve lo dico così come dice la sigla, come si chiama. Abbiamo fatto un'anteprima video per farvi vedere di cosa si tratta nello specifico. Poi abbiamo anche fatto un'anteprima per quanto riguarda il Fujitsu Safety and Prevention Tool demo di Fujitsu, appunto, che permette di salvare e prevenire gli incidenti. Abbiamo visitato anche lo stand BQ, in particolare ci siamo soffermati sull'ultimo smartphone lanciato dall'azienda, ovvero la Quarix X5 con attualmente Lollipop. Poi abbiamo anche avuto modo di provare l'LG G5,
con soprattutto la funzione del cambio dei moduli che, come tutti sapete, e vi abbiamo dato notizia anche sulle nostre pagine, GG5 è il primo smartphone modulare al mondo, ovvero aprendolo da sotto si apre ed esce una batteria in pratica intercambiabile e infatti lo smartphone nella confezione troverete una batteria aggiuntiva da circa 1200 mAh che possiamo aggiungere appunto tramite questa funzione di modularità dello smartphone e possiamo proseguire nell'utilizzo dello smartphone tranquillamente e metterlo in carica magari più tardi quando torniamo al lavoro, qualora non riuscissimo a finire la giornata lavorativa appunto. Poi abbiamo visto anche nello stand Italtel il Dr. Link, il demo del Dr. Link, una cosa davvero interessante che vi invito a vedere. Il nostro filmato è brevissimo come tutti gli altri, 2 minuti e 21 secondi circa, e vi invito appunto a vedere questo filmato che abbiamo realizzato allo stand Italtel. Poi abbiamo visto anche l'Aquaris tornando BQ X5 Plus con Marshmallow, quest'ultimo, mentre invece l'X5 classico ha Lollipop, mentre questo con Marshmallow. Abbiamo visto anche lo stand degli smartwatch, che non sono proprio smartwatch, però della linea Guess, nota linea di moda ma anche di orologi, e abbiamo visto i Connect Watches, come lo hanno chiamato loro. Infatti smartwatch suona un attimino male. Poi abbiamo provato il Galaxy S7, di cui vi ho già ampiamente parlato nell'altro podcast, e abbiamo visto da vicino la Samsung Gear 360, ovvero la videocamera che permette di registrare video a 360 gradi ed è possibile utilizzarli anche con la realtà virtuale. Vi ricordo, sempre parlando di Samsung, che preordinando un S7 o un S7 Edge è possibile avere in regalo il visore Gear VR, appunto da utilizzare con il vostro nuovo dispositivo che avete preordinato. Quindi avrete questo omaggio da parte dell'azienda. Poi, tornando un attimino a noi, abbiamo visto anche delle altre cose particolari, devo dire, un unboxing un po' strano al Mobile World Congress, ovvero di una macchina, la Nissan, che ha presentato la nuova Nissan Leaf, che ha a bordo una nuova tecnologia, e vi invito appunto a leggere il nostro articolo dedicato. Poi parliamo sempre del Mobile World Congress, e parlerei anche di Accenture, che è un'azienda che in collaborazione con Fiat ha sviluppato una demo di un'applicazione che sarà poi utilizzata dai venditori, appunto, dalle concessionarie, appunto, per vendere le automobili. Con questa applicazione noi la apriremo e, in base a dove ci troveremo, avremo la possibilità di piazzare la macchina che scegliamo in vari colori, in varie colorazioni. Possiamo anche interagire con essa, una specie di mondo virtuale. Potremmo posizionare la macchina magari in un parcheggio o fuori di casa. Ci rechiamo fuori di casa con l'applicazione aperta, la fotocamera posteriore che riprende la scena, e possiamo posizionare l'auto all'esterno per vedere un attimino come può trovarsi l'auto, magari cambiando anche colore. Poi, sempre parlando di Accenture, un'altra cosa interessante: ha collaborato anche con Seat per una nuova tecnologia nel senso dell'Internet delle cose, servizi di mobilità. Questa soluzione in pratica monitora tutto lo stile di guida del conducente, la connessione auto a casa, e anche avvisi sulle condizioni dell'auto qualora avessimo qualche problema, magari al motore o magari mancanza di olio o quant'altro. Ce lo segnala appunto questa nuova applicazione.
Poi, tornando ancora a Mobile World Congress e dispositivi ed articoli interessanti, abbiamo l'HP Elite X3, che è un dispositivo che monta Windows 10 e ha queste caratteristiche, ve le dico velocemente. Peso 195 grammi, quindi un attimino pesante. Schermo generoso da 5,96 pollici con risoluzione 2560x1440 AMOLED Gorilla Glass 4, quindi a massima risoluzione possibile. Snapdragon 820, l'ultimo processore. Per quanto riguarda appunto le performance, devo dire che promette davvero bene, anche perché è dotato di una RAM da 4 GB, una memoria interna espandibile tramite microSD da 64 e una batteria da ben 4150 mAh. Fotocamera posteriore da 16 megapixel e anteriore 8 megapixel. Lettore di impronte digitali, ingresso USB Type-C 2.0 e ricarica wireless Qualcomm veloce. Quindi abbiamo anche una ricarica molto molto veloce. Scopriremo più avanti questo dispositivo più da vicino, non appena HP ce lo invierà in test. Io direi che ho concluso, non sto qui a ricapitolarvi, anzi lo faccio, dai, ricapitolo un attimino le news importanti, i dispositivi più importanti che sono stati presentati, oltre a quelli già menzionati, il GG5, Samsung Galaxy S7, il MateBook di Huawei, che è molto interessante, però ha un prezzo, come avevo detto anche nell'altro podcast, un po' troppo elevato. Poi Sony, che ha abbandonato la serie Z, ha abbandonato fra virgolette, ha abbandonato il marchio Z per passare alla serie X, quindi avremo Xperia serie X, i nuovi dispositivi di Sony, e anche qui vi raccomando di andare a leggere il nostro articolo in merito. Poi, se volete fare una panoramica di tutti gli altri video che abbiamo girato al Mobile World Congress, andate sul nostro canale YouTube. Poi potete anche visitare la sezione dedicata sul nostro sito internet e ovviamente anche tutti gli altri articoli riguardanti le altre news che sono passate, fra virgolette, in secondo piano, tipo altri rumors su HTC One M10 con la memoria interna e le fotocolorazioni. I premi del Drago d'Oro per quanto riguarda i videogames, Spotify che annuncia il passaggio a Google Cloud Platform ed altre news davvero interessanti che riguardano specialmente anche la sicurezza. Queste vi raccomando di leggerle perché sono davvero interessanti e fondamentali per la sicurezza degli utenti che utilizzano smartphone, specialmente Android, però anche riguardano un po' tutti. Quindi venite a trovarci, ormai sapete l'indirizzo techdifferent.it. Per quanto riguarda il canale YouTube, se non siete ancora iscritti e però avete visto qualche video e vi piace, premiate il nostro lavoro iscrivendovi al canale, così almeno ci darete una bella soddisfazione, mettendo a punto l'iscrizione e magari mettendo anche qualche like se è di vostro gradimento qualche video. Vi ricordo che potete contattarci qualora aveste problemi o commenti da fare o commentare sul sito oppure contattarci tramite i social network. Vi ringrazio per la cortese attenzione, direi che questo podcast può terminare qui, vi rimando alla settimana prossima, grazie ancora e buona giornata a tutti, ciao ciao!